Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli IG Vault. Link e codice sconto qui sotto in descrizione. Oh, meno male che iniziamo l'episodio della carriera con Kishna che rompe le palle perché vuole più soldi. Io Ricky non te li do, tanto ti vendo a gennaio. Partito, partito. E magari proprio alla mia cara e vecchia squadra, la Sampdoria, che mi manca terribilmente. Tra l'altro ve le metto qui in sovrimpressione, ho fatto il viaggio di ritorno con Ferrero mentre tornavo da Romix, che poi Romix tra virgolette per quanto io sia stato alla fiera. I ragazzi sono molto molto stanchi, quindi un pochino di turnover si può fare tranquillamente. Guarda Kishna, sei stato fortunato, tocca proprio a te. Ok, direi di fare un turnover completo e so che rischio tanto perché comunque questi giocatori non sono molto in forma, ma voglio farli giocare. E poi diciamoci la verità, probabilmente la Sampdoria fuori casa non è neanche la squadra giusta per fare un turnover così massiccio. Però bisogna provare perché i giocatori sono stanchi adesso, quindi vengono dalla Champions, vengono dal campionato, siamo primi, dobbiamo assolutamente fare punti per consolidare il nostro primato. Eccola qui la classifica, il Napoli ci pressa, il Genoa, il Bologna, la Juve un pelo dietro. Ma il Napoli è veramente lì. Poi abbiamo visto che comunque col falso 9 ci troviamo anche abbastanza bene. Quindi quando Belotti non è in forma ci possiamo mettere Niang lì davanti. Anche se Niang presto tornerà al Milan. Dentro subito per Niang, ci appoggiamo a Kishna. Kishna vuole andare ancora da Niang, trova Ribéry invece sull'esterno. Ribéry contro Pereira, perde il francese. Comunque Ribéry ha fatto un'involuzione ragazzi in questa stagione. Cioè io me lo ricordavo fortissimo all'interno di FIFA 16, nel 17 non si guarda. Mandragora, dentro così, da Niang, attenzione perché Mandragora è un fenomeno, l'abbiamo scoperto, regola del vantaggio, Magnanelli, dentro per Ribéry, che si appoggia a Mandragora nella corsa, Mandragora che va a pressare. Pellegrini si butta dentro, ragazzi, Pellegrini è un grandissimo giocatore, quasi un top player che ci stiamo costruendo in casa. Guardate che palla per Ribéry, che è lento come la puzza, non riesce a tenerla, no, invece si dai con un guizzo, ancora Frank, però dopo non riesce a saltare Pereira. Dentro la palla così, Niang, attenzione perché Kishna è molto meglio di Ribéry e Pellegrini gli dà un cioccolatino. Ancora dentro per Niang, Niang che vuole portare palla, Niang vede il taglio di Ribéry, è solo, è in area, Ribéry con il sinistro. La sbaglia, ovviamente, la sbaglia. Niang, spalla alla porta, attenzione, bellissima apertura per Kishna, un filtrante smagico, splendido. Ancora Kishna, che vuole sterzare, tutto in una volta, li salta tutti. Kishna, Kishna, la porta, si accentra, sempre Kishna, verticalizzazione per Mandragora che non riesce a mettere dentro, anzi non era Calabria, ecco perché. Ribéry, l'uomo più avanzato, protegge il pallone, poi bellissima palla per Pellegrini, e da una bellissima palla Niang, che ripartenza incredibile, che contropiede infernale. Ancora Niang, con le spallate, mantiene la carica, Niang! Mbaye Niang, ma che azione abbiamo fatto ragazzi. Ribéry importantissimo in questa azione di contropiede. Pellegrini di prima da una palla impossibile. E poi Niang protegge il pallone. Velocità, corsa, fisico, precisione, freddezza sotto porta. In sacca. Viviano non può farci niente. Questa azione ragazzi è una delle più belle di tutte in contropiede che abbia mai fatto nella carriera. 1-0, vai Niang. Pereira va sul fondo, la mette dentro, la togliamo fuori con Gonzalo Rodriguez e poi possiamo ripartire. Adesso che abbiamo gli esterni possiamo giostrarcela anche meglio. Niang dentro per Caldara, la fermano così, attenzione perché la Samp è ancora pericolosa. Pellegratico Pellegrini. Niang si appoggia a Capitan Magnanelli, poi allarga su Kishna, sbaglia il passaggio Magnanelli, ma glielo perdoniamo. Attenzione perché Kevin Linetti vuole scendere sulla fascia, ancora Linetti in possesso del pallone. Linetti la mette dentro il tiro, Donnarumma. Mandragora ancora in possesso del pallone, va da Magnanelli, possiamo ragionare un attimino perché siamo in vantaggio. Allarghiamo per Calabria, che chiede l'1-2 a Mandragora, la viene a prendere Niang, ci appoggiamo dentro così da Kishna, che non riesce a prendere il pallone, e poi sì, ma solo per un secondo, può ripartire quindi la Samp, attenzione perché c'è Timo, dobbiamo coprire, dobbiamo farlo bene, molto bene, anche perché Alessandro Matri gli abbiamo dato noi, e non voglio prendere assolutamente gol da Matri, il Mitra, che ci ha fatto godere l'anno scorso col gol al Milan, che fucilata! Palla messa dentro, la mettiamo fuori con Mattia Caldara, e poi Pellegrini non riesce a servire largo Ribéry. Allora dobbiamo difenderci perché la Samp adesso è arrembante, vuole trovare con tutte le sue forze il pareggio. Riusciamo a ripartire ma con il fallo, facciamo dei cambi. Ok,
anche perché il capitano veramente sta facendo tantissima fatica in questo momento. Mandragora davanti alla difesa a impostare un po' l'azione, mettiamo dentro un centrocampista, abbiamo solo Sturaro. E poi anche Robben, che è il nostro uomo che entra sempre nei momenti decisivi, nei momenti chiavi. E poi Niang ha fatto un partitone, ma proviamo a far segnare ancora Belotti, che è un po' che è a secco. Con il testone, Ariel Robben, Sturaro va subito a lottare, perde il suo primo pallone, il suo primo contrasto. Allora può andare dentro la Samp, ancora sempre 1-2, è il tiki taka della Sampdoria. Donnarumma non ha paura, ci mette la faccia, ci mette i pugni e possiamo ripartire noi con tantissimi uomini blu cerchiati nella nostra area. Attenzione, perché Robben è partito, è fresco e ha voglia di far segnare il suo amico il Gallo Belotti. Ancora Robben in area, Robben la mette dietro, la palla che torna lì, numero di Robben, se ne va, sombrero, la mettiamo, no, non sono riuscito a tirare, che bella. E allora noi possiamo andarcene via con Calabria. Attenzione, ancora Robben, ancora spazio per lui, perché il centrale della Samp è a far la punta. Robben in area, Robben, il tiro col destro, la para. Calcio di punizione dalla tre quarti, Timo ha fatto un fallo per non far andare via Prae. E adesso calcio di punizione molto molto pericoloso, minuto 89 sul cronometro, dobbiamo difendere bene e lo facciamo con Gonzalo Rodriguez, con tutti i suoi centimetri. Attenzione, perché la palla è ancora centrale, Mandragora sempre in buona posizione, la perde e poi la va a recuperare, ancora Mandragora! E poi la cazzata atomica di Mandragora che rinvia male e il Mitra Matri ci purga e ci punisce. 1-1 al 90esimo, pareggio di Matri che proprio noi gli abbiamo dato per colpa dello stipendio. Il Mitra Matri, gol dell'ex, secondo gol in Serie A, 1-1. Ancora solo a tre quarti, è finita, 1-1. Da fastidio mi dà fastidio! Che in realtà non è che abbiamo fatto chissà che cosa, Però diavolo al 90esimo bastava solamente rimanere lì concentrati e poi gol di Matri. C'è il Chievo e poi dovrebbero iniziare le trattative per il mercato invernale. Abbiamo tantissimi giocatori da andare a prendere e tantissimi da vendere. Vero Krishna? Vero Ribéry? Tanto ci hanno offerto la panchina della Spagna. Rifiutare sarebbe dura. Tanto dobbiamo dare una risposta per Mattia Caldara e voglio assolutamente confermarne l'acquisto. Perché comunque è giovane, lo teniamo in panchina al massimo, gli facciamo fare un po' di panca, un po' di giocatate da titolare, di giocatate soprattutto, e diamo uno stipendio. Da quanto vuole lui lo stipendio? Cioè, lui non vuole stipendio, vuole 0 a settimana per 4 anni. Io comunque accetto la panchina della Spagna, assolutamente. Cioè, è una nazionale tra le più forti e non posso proprio dire di no alla Spagna, anche se preferisco l'Italia. Intanto il Napoli ha vinto, ci ha raggiunto, quindi dobbiamo fare bene con il Chievo, sperando che il Napoli rallenti. Voglio provare il 4-3-3 col falso 9 anche con i titolari, perché comunque io, dico la verità, mi sono trovato molto bene con gli esterni. Con la testa Romagnoli, va a trovare ancora una volta il Gallo Belotti, ci appoggiamo, Don Sa, c'è Sturaro, sempre lui in posizione, dentro per Don Sa, che si inserisce molto adesso in questo modulo, Don Sa, dentro per Diawara, che bella palla, Diawara! Che parata ha fatto Stefano Sorrentino! Certo che Diawara, sei davanti al portiere da solo, nell'area piccola praticamente, tira una bomba, fai gol di punta. Don Sa va a cercare, come sempre, il suo capitano, Domenico Berardi, al di fuori, ancora Diawara, lo stop, il tiro ancora più brutto di prima. Pessimo Diawara nelle conclusioni, veramente pessimo. Don Sa, dentro per Belotti, Belotti, ancora Don Sa, sempre fuori da Diawara, che ha sempre il tiro possibile, ma visti i precedenti è meglio di no. Don Sa, con il tacco a cercare Belotti, che fa sportellate, riesce a mantenere il possesso del pallone, e poi sempre Diawara, e ci riprova, il terzo tiro, ancora. Proviamo a ripartire noi adesso. Attenzione perché c'è Belotti che si stacca. Belotti può andare sullo stop e non riesce a prenderla. La recupera Don Sa, poi la mette giù per Sturaro, con la testa per Mattiello. Mattiello trova piazza, il suo primo pallone toccato. Diawara dentro per Belotti. Belotti che si appoggia, ancora una volta Don Sa, ancora una volta Diawara e ancora una volta Sturaro. Dentro per piazza, piazza, ancora piazza. Vuole andare, meglio di Diawara sicuramente. Sturaro, Diawara, ancora, io non ho mai toccato così tanti palloni con Diawara come oggi. Ancora Belotti e questo è calcio di rigore ed espulsione infame di Spolli. Ma che cosa fai? Questo è un cartellino rosso clamoroso. Ma che cosa fai? Cioè, piuttosto fammi fare gol con il Gallo. È a rete praticamente. Guardate, che infame nell'area piccola. E il Gallo Belotti può finalmente sbloccarsi, da un po' che non segna. Belotti contro Sorrentino! Il gol di Andrea, il Gallo Belotti,
torna a segnare. E adesso con il Chievo, con un uomo in meno, possiamo fare la nostra partita. I rigori più brutti della storia sono sempre firmati Andrea Belotti. Centrale, piano, un passaggio, ma va benissimo, 1-0. E torna al gol, proprio lui, l'uomo che tutti stavamo aspettando. Larghissimo, c'è aperto Marco Piazza che di prima va a cercare il gallo Belotti e può partire. Belotti, c'è Berardi largo e allora Belotti lo serve. Berardi può correre, può spingere, può allungare la squadra. Berardi è entrato in area, ancora Mimmo, sempre Mimmo, si vuole centrare, la mette per Don Sa che con il tacco va da Piazza, ancora Don Sa, c'è Berardi libero, lo stoppa il tiro, giro di Berardi per Belotti, Diawara. Ancora dentro per Belotti, a tu per tu col portiere, Belotti, Belotti non riesce più a insaccare su azione, solo su rigore. Attenzione perché adesso il Chievo con Rigoni si rende pericoloso, entra in area con Etemà, il tiro, il palo, porta vuota, alto, la sbaglia clamorosa, la poteva riaprire così il Chievo Verona, chi è il 19? Castro. E l'hanno tolto, l'hanno sostituito dopo questo errore. Che si gira, Mattiello, il tiro di Mattiello. È ancora lì la palla, la protegge Mattiello. La riconquistiamo noi con Belotti. Si appoggia a Don Sara fuori, una cannonata. Abbiamo anche un uomo di vantaggio, ragazzi. Non possiamo assolutamente sbagliare. Pellegrini voleva dare una bellissima palla per Belotti, ma ha capito bene la difesa del Chievo. Si sta muovendo in maniera efficace. Ancora Belotti che va a pressare. Vai Gallo, se non sai più fare gol, almeno pressa, prendi il pallone. Vinciamo con un tuo gol, 3 punti essenziali. Sperando che il Napoli non abbia vinto. Ah, è vero che alleniamo una nazionale adesso. Bellissimo, potremmo allenare Morata, dato che lo vorrei alla carriera, ma non ce l'ho. E adesso iniziano le vacanze di Natale. E sappiamo benissimo che con le vacanze di Natale inizia anche il calciomercato. Perché? Caldara, tu già giochi nel Sassuolo in realtà. Tra l'altro io non ho mai visto la Serie A giocare il 1° di gennaio. Però va bene, facciamo di sì. Ma che cosa? Ma sul serio? E poi con che nome è arrivata la mail? Quindi abbiamo perso Caldara. Come al solito però salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione, tutti i link ai miei social network, tutti i link ai canali di Brailles. Seguitemi dappertutto per essere salutati come Puzzolu Riccardo, quindi ciao Riccardo Pozzolu, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto.